Mai abbassare la guardia, dopo la preoccupante ripresa della curva dei contagi, i cittadini hanno alzato di nuovo il livello di attenzione. Ma rinunciare a mascherine e igienizzanti, avverte la farmacista Grazia Fiore. L'attenzione però è aumentata. Io devo dire che l'acquisto delle mascherine c'è sempre stato. Verifico però che c'è un'attenzione maggiore nell'utilizzo in maniera più continuativa. Questo è vero. Anche quindi, per quanto riguarda gli igienizzanti. E anche per quanto riguarda gli igienizzanti. Però onestamente per quanto riguarda l'utenza della farmacia, l'acquisto c'è sempre stato. C'è stato un leggero calo rispetto ai periodi di grande virulenza, questo sì, ma comunque non è mai stato abbandonato l'utilizzo di questi presidi. Lei ha un rapporto costante con i suoi clienti, anche questa mattina ci sono parecchi utenti nella sua farmacia, nel rispetto sempre delle regole di contenimento. Qual è la raccomandazione, il messaggio da trasmettere loro? In effetti l'utilizzo della mascherina l'estate di suo, la vacanza, portano ad una dimensione di rallentamento un po' della tensione. Era sembrato che fossimo usciti da un tunnel nero, per cui diciamo che ci siamo un po' tutti rilassati. Adesso è continua l'invito a mantenere alta la guardia, perché purtroppo non è passato niente. C'è una cattiva informazione a volte sul tentativo di sminuire o di negare un'evidenza che conta ancora morti, per cui insieme cerchiamo di darci un po' un aiuto, perché molti veramente hanno anche difficoltà, l'anziano, il cardiopatico, a questo utilizzo continuativo della mascherina nel luogo chiuso, quindi si cerca anche di accelerare i tempi, di evitare una permanenza più lunga, anche perché a volte l'utilizzo della mascherina per quanto riguarda l'utenza della farmacia è veramente una fatica, però vedo che tutti si sforzano di farlo.